Ciao ragazze e ragazzi, eccomi qui. Faccio un tutorial completo, come si può notare. Vi mostro intanto le unghie mie, nuove, ieri, e vi mostro il nuovo fondo che sto utilizzando di marca, che mi trovo bene. È fatto così, si gira qua e si applica. Aspettate che tolgo prima di spurcarmi. A mo' di questa è la mia colorazione. Giro il io mi trovo benissimo, sto usando la qualche giorno. C'è la televisione che va, si sente. Ma siamo un attimo perché come state voi? Mia mamma sta prendendo di nuovo un altro antibiotico, con la speranza che non stia troppo male. Ce l'ha fatto spaventare il secondo giorno che l'aveva preso perché era assente completamente. Ho 88 anni, mia mamma, non è più autosufficiente. Vabbè. So, uno dice, dai, però ho 88 anni, lo so. È dura lo stesso. Mi sono legatissima a mia mamma e papà, non ce l'ho più da anni. Perciò, nati. E quindi, niente. Allora, poi ho preso questo qua dello Studio Fix e lo applico subito dopo il fondotinta. Passiamo alle sopracciglia. La matita è sempre questa, che mi trovo benissimo proprio. È economica ed è la numero 01 di Kiko. Vi ho fatta vedere. Stamattina mi sono alzo sempre 5 e mezza, però dico, a parte quello, mi sono fatta i baffetti con la cerettina. Questo di NYX, trovo benissimo, è quello medio scuro e poi c'è nero, mascara le sopracciglia. Dopo questo c'è il nero, praticamente un marrone scuro. A me piace un sacco questo qua. È una bellissima combo con la matita. Allora, io mi trucco come, non guardate, ah, qua, là, su, giù, no. Non sono makeup artist, lo sapete. Quindi, come mi trucco io?
come piace a me. Allora uso questa terra di Nabla. Faccio così per non avere... Aspettate, però questa non ha lo specchietto. Oh boh, ballate. Faccio ballare. Dopo qua metto la sciarpa perché io non riesco a stare così. Oggi dicono che faccia calduccio, perché c'è anche il sole oggi. Ieri pioveva, faceva fresco. Ok. Poi con l'altro pennellino ho un vuoto di memoria. Ah sì, è ritornata. Questo qua voglio utilizzare, ultimamente sto riesumando le mie cosine. Ed è questo, vi ricordate che avevo mostrato un pennellino? Vado, mi piace tanto perché è un colore soft, ma lascia quel colorito alla pelle, cioè, con il quel fondo che a me piace veramente tanto. E questo è il prodotto, è Chanel, è Chanel, non so, comunque lo vedete, non so, non è una novità, è, quando andate allo stand di Chanel oppure anche sul sito, è quello con dentro il marchietto, così. Aspettate, io ve lo rifaccio vedere così. Voi vedete quello più chiaro e quello più scuro intorno. Non si può sbagliare. Ok. Ah, ecco, scusate un attimo. Cosa ho acquistato? C'è di Lady Gaga da Sephora, ci sono questi illuminanti, guardate i packaging che belli. Questo qua io ho preso, me ne mancano due, ma li ho presi tutti perché sono uno più bello dell'altro, avevo lo sconto e li ho acquistati. Prendo questo colore che è un colore particolarissimo. Sono molto particolari. Io sono attratta dalle cose un po' strane. Quest'altro, vabbè. E questo, vedete che è rosa e... mi piace mischiarli. E questi sono i packaging. Bellissimi. Nulla da dire. Allora, di Tarte, poi un po' di mesi fa avevo preso questa. Che io adoro, peraltro, la sto utilizzando tutti i giorni. La sto utilizzando proprio sempre perché mi piace un sacco. Allora, prendo un po' di questo,
uno specchio così bello grande. Allora, ho aperto la finestra perché io sempre apro. Devo dire che l'aria è frizzantina. Dopo nel pomeriggio si scalda perché hanno detto che arriveremo sui 22-25 gradi, non ricordo. Perciò. Poi applico un pochettino di questo. Sfumo bene. Poi con le dita, no, poi prendo un pochino di questo, lo porto un po' qua. A me piace proprio tantissimo questa palette, è particolarissima. Vedete? Questi. Poi qua c'è il divisorio e ci sono, però ultimamente sto usando quello in, come si dice, in polvere, che ho esumato, come avete visto. Allora, applico con le dita questo colore, che mi piace non tanto, di più. Oggi mi trucco ancora così, però volevo. Prendo un pochino di questo. Lo porto un po' qua perché ha del bronzo che non sta male col verde della mia maglia. Si sfumano benissimo. Sono delle colorazioni proprio doc. Poi prendo questo piccolo, prendo questo. E vado un po' qua, no, prima qua. Rosato questo. Mi piace. Lo porto un po' qua. Prendo questo chiaro. Lo porto bene qua. Bene, poi poco di questo, non sono molto comodo qua, eh. Devo dirvi la verità, però mi piace anche accontentarmi, mi piace fare vittoria anche. Allora, prendiamo la matita che è diventato un mucchierino. Un attimo. Ok.
ci sono. Io sapete che non è ancora finita. Ripeto, lo consiglio al mondo. È eccezionale questo qua. Di banana. 14 euro, li vale tutti. Come anche le sue tinte labbra. Scusate, ma le tinte labbra e tutto sono fantastiche. Vabbè, perso il pennellino, il tappino, cioè, metto un attimo qua, lo cercherò dopo. Mettiamo il mascara, si asciuga nervoso, trovare un'altra posizione, vi ho detto non sono comoda. Questo mascara anche lui è fantastico. Poi non ho finito gli occhi perché voglio metterci come ormai metto ogni giorno questi glitterini qua di MAC. Sono, ne ho già stramostrati. Brillano. Giusto. Sono delicati, mi piacciono moltissimo. Ecco, poi vi volevo mostrare, mia figlia mi ha ordinato e regalato 3 rossetti, quelli lucidi di Shiglam. Uno è questo, che è quello che indosso oggi. Uno è questo, che è solo glitter, bellissimo, luminosissimo. Me li ha scelti lei, non... Detto, prova a guardare quelli glitterati e lei li mostro qua. Sono bellissimi. Sono quelli uguali a Tarte, uguali a Nabla. Abbastanza simili tutti. Ne vale la pena. Siccome le devo sempre... Ho questa. Che meraviglia. Sono talmente burrosi. Belli. Calcolate che costano proprio poco e questo brand è fenomenale, nulla da togliere. Ora metto la matita perché
senza io posso stare. La matita che metterò è rimasto un moncherino anche di questo, mi dispiace un sacco perché mi piace tantissimo e non si trova più di Primark. Temperata un po' male e non si riusciva, e quindi ecco, allora che dire, i miei Betty Boo sono pazzi, ma io li faccio così e loro vengono perché io ho capelli mossi, che dire. Questo è il mio look, vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona giornata. Ciao!